Come realizzare fotografia still life comodamente da casa propria allestendo un set professionale e spendendo anche poco? Questo è l'oggetto del video di oggi. In particolare vado a farvi vedere delle componenti che secondo me sono essenziali per allestire un buon set di still life. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e in questo video vado a farvi vedere in particolare un accessorio che secondo me dà una grandissima mano quando vogliamo realizzare still life in uno spazio ristretto all'interno delle mura di casa nostra. Faccio una doverosa premessa, i miei unboxing sono sempre farlocchi, nel senso che il prodotto è già venuto fuori dalla scatola. Per questo e altri episodi di unboxing finti come Giuda, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale attivando anche la campanella così da non perdervi le notifiche. Lasciate anche un like a questo video e sono sicuro che non ve ne pentirete. Molto bene, l'accessorio del giorno, non so come farvelo vedere perché è troppo grande, fondamentalmente si tratta di questo. Come potete vedere è una tavola. È una tavola double face, quindi abbiamo da una parte questo effetto pietra, carino, io l'ho presa per questo, dall'altra parte abbiamo questo effetto tavole di legno, ovviamente il difetto lo vedete subito, il difetto è che riflette tanto, quindi ovviamente non è pietra, non è legno, è una sostanza che potrebbe essere, no non lo so che sostanza è, un qualcosa di plasticoso, vi direi una stupidata se vi dicessi che materiale è, però è un materiale che riflette, quindi il difetto è sicuramente questo, ha un fattore di riflesso abbastanza fastidioso, però la cosa che mi è assolutamente piaciuta sono questi affari. Vedete, qui ci sono queste zanchettine di plastica per cui noi possiamo innestare uno sull'altro questi due pezzi e otteniamo un pavimento e uno sfondo. Quindi con questi due pezzi noi questo possiamo posizionarlo così sopra un tavolo, sopra un piano e qui possiamo realizzare la nostra fotografia still life andando a posizionare dei soggetti qui sopra sul piano e fotografandoli con uno sfondo che a questo punto ci permette di avere una resa secondo me assolutamente professionale. Mi è sembrato un acquisto molto carino, devo dire sono anche un po' seccato perché questo ha una misura di, non mi ricordo esattamente le misure ma tanto vi lascio il link di Amazon in descrizione, questo qui che ho acquistato io ha una misura di un certo tipo, io volevo quello più grande ma quello più grande mi sarebbe arrivato tra 15 giorni per cui mi sono girate le balle e ho preso questo. Tanto per quello che devo fare io, per adesso va bene, poi eventualmente ci penserò, però non è l'unico che c'è, esistono anche delle misure più grandi. È un bel prodottino perché questo mi consente di posizionare degli oggetti di dimensioni medie, quindi con una cosa come questa io posso già fotografare molto bene una bottiglia, delle scarpe, un laptop, cioè posso fare delle fotografie di oggetti medi. Ora, intendiamoci, quando si fa fotografia still life può capitare di tutto, quindi può capitare un'automobile, può capitare un frigorifero, può capitare una Samsonite di quelle grosse e in quel caso questo non va assolutamente bene, però vi posso anche dire che è raro che capitino oggetti di quel tipo. Gli oggetti che capitano per la maggiore sono scarpe, bottiglie, tecnologia, quindi smartphone, cuffie, cose di questo tipo che ci stanno benissimo invece su un fondale come questo. Ora, è sufficiente un accessorio come questo per fare comodamente still life all'interno di casa propria? Allora, nella maggior parte dei casi no, però io vi dico anche che potrebbe essere sufficiente questo, nel senso che se noi ci posizioniamo vicino a una grande finestra, abbiamo una finestra magari con una bella tenda grande che ci fa da bank, quindi che illumina su un lato, a questo punto se mettiamo un semplice foglio di carta dall'altra parte, un V-flat fatto con un foglio di carta, un cartoncino, dall'altra parte abbiamo la nostra situazione perfettamente illuminata sopra uno sfondino come questo. Ovviamente se vogliamo fare qualcosa di più professionale dobbiamo illuminare la scena e soprattutto la luce solare ci costringe a lavorare in determinate ore del giorno. Io vi posso dire per esempio che ieri sera, nel giorno in cui registro questo video, non nel giorno in cui lo vedete effettivamente, ieri sera ho fatto un set di still life alle 10 di sera perché stavo fotografando un orologio a carica manuale, non avevo voglia di stare a cambiare l'ora visto che è un orologio vintage, quindi non voglio stare a ravanare con la ghiera, per cui ho scattato le fotografie alle 10:10 come si conviene per avere la disposizione corretta delle lancette, ho fatto lo still life di sera, non c'era luce fuori, l'ho fatto anche perché sono tornato a casa da lavoro, ho cominciato ad allestire il set verso le 9 e ora delle 10 avevo finito di allestire il set ed ero pronto a scattare con la mia composizione con tutto fatto, quindi tra l'altro vi farò vedere
vedere quel video in una prossima puntata, quindi rimanete sintonizzati. Questo semplicemente per dire cosa? Per dire che se facciamo uno still life semplice, uno still life di quelli che potremmo definire da battaglia, quelli che servono per mettere le immagini su un e-commerce pronti via, ne capitano tanti di quelli, è la cosa più probabile del mondo. Se abbiamo da fare delle foto still life per un e-commerce pronti via, possiamo tranquillamente lavorare con la luce naturale, perché non sono belle foto, non sono foto di qualità, è il prodotto preso, sbattuto lì, pum, altro prodotto, pum. Stiamo lavorando in velocità. Nel momento in cui si fa e-commerce, vi potrei fare centinaia di esempi di cose del genere che mi sono capitate, nel momento in cui si fa e-commerce è quantità. Quindi il nostro obiettivo come fotografi è fare la quantità maggiore di prodotti nel minor tempo possibile, mantenendo un livello qualitativo decente ovviamente. Non significa che dobbiamo farle male semplicemente perché è un e-commerce, dobbiamo farle discretamente, però non c'è l'attenzione al prodotto che ci sarebbe sul singolo scatto. Cioè intendiamoci, se stiamo fotografando un milione di scarpe per Zalando, quel milione di scarpe, le foto di quel milione di scarpe non avranno la stessa attenzione, la stessa cura che potremmo mettere nel momento in cui ci fanno fotografare una singola borsetta di Gucci. Se ci danno da fotografare la borsetta di Gucci ed è Gucci che ce l'ha chiesta e noi dobbiamo metterci lì, riempire la borsa, farla sembrare bella piena, la posizione della tracolla, curare bene lo sfondo, le luci, aggiungiamo una lucetta per fare il riflessino sopra la fibbia di metallo riflettente, cioè questa è la cura che metti in una foto prodotto dedicata per un cliente grosso. Quando fai e-commerce, pum 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 pum, cioè allestisci il set, stessa luce per tutti i prodotti, li fai in serie, perché il tuo obiettivo è essere rapido e finire in fretta. Quindi è una cosa ben diversa. Se stiamo lavorando appunto per una situazione da e-commerce, con uno sfondino come questo, adesso magari non questo colore, ci sono anche altri colori, c'è anche il marmo, ce n'è anche uno chiaro, forse legno chiaro, insomma ce n'è più di uno. Se stiamo lavorando per una situazione da e-commerce o da Instagram, se è per quello, se stiamo facendo dei prodotti da mettere su Instagram tutti uguali, tutti con la stessa luce, ci può stare a lavorare con un fondino come questo anche semplicemente con la luce ambiente. Ci posizioniamo in maniera tale di avere la finestra su un lato, mettiamo un cartoncino di carta dall'altro lato, così abbiamo la nostra luce condensata sulla nostra scena e secondo me riusciamo a lavorare e a tirare fuori delle cose carine. Ovviamente abbiamo il problema degli oggetti riflettenti, perché gli oggetti riflettenti riflettono la stanza e quindi quello è un problema a cui si ovvia solo con i flash, almeno nella mia esperienza solo con i flash. Però tolto quello e fermo restando comunque che, come detto, se siamo in un contesto da e-commerce, da Instagram, possiamo tranquillamente lavorare anche con un prodotto come questo. A me è piaciuto e infatti credo che andrò su Amazon a lasciargli una recensione positiva, perché secondo me se la meritano. È un prodottino carino, oltretutto è anche resistente, quindi non dico che non si graffi, perché se gli appoggiamo su un set di coltelli giapponesi probabilmente si riga, però se gli appoggiamo su una bottiglia piuttosto che degli oggetti anche solidi, duri, secondo me è abbastanza robusto, quindi assolutamente si merita una recensione. E a questo proposito vi segnalo che è disponibile ormai da qualche tempo su Amazon il mio manuale di fotografia di interni. Come potete vedere è un librone riflettente, innanzitutto è un librone gigante, questa è la versione con copertina rigida, ovviamente la versione pochettino più da sboroni. Ne esiste anche una versione con la copertina morbida che costa di meno, quindi il discorso è, se vi interessa un acquisto del genere, io vi consiglio la copertina morbida se è per voi, se volete imparare, la copertina rigida se lo dovete regalare o se volete fare gli splendidi. Perché vi dico tutto questo? Perché vi raccomando, casomai lo acquistasse, di lasciargli una recensione positiva su Amazon, perché al momento, siccome è un prodotto nuovo, sono un po' a corto di recensioni e ovviamente non posso comprarmelo io per recensirmelo da solo, sarebbe abbastanza ridicolo. Per cui vi chiedo, se lo acquistate, se decidete di fare questa piccola follia, vi chiedo di lasciarmi una recensione positiva su Amazon, in maniera tale che il motore di ricerca si renda conto che è un buon prodotto. A parer mio lo è, spero che pensiate allo stesso modo. Bene amici, non voglio dilungarmi troppo in questo mio contenuto, perché il mio obiettivo era solamente farvi vedere un piccolo accessorio che secondo me può veramente cambiare la faccia alle nostre foto, può eliminare l'ambiente di casa nostra che magari non vogliamo nelle nostre foto, perché vogliamo un ambiente neutro, magari non vogliamo far vedere casa nostra perché è un ambiente privato e ci sta che non lo vogliamo far vedere, magari abbiamo una casa piccola e disordinata come nel mio caso, quindi preferisco avere un fondalino piuttosto che far vedere pezzi di abitazione sfocati che non significherebbero niente, preferisco avere un fondalino in maniera tale da avere una situazione un pochettino più caruccia per le foto still life. Se questo argomento vi ha interessato, io vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, ovviamente ci sono i link in descrizione se volete andarvi a vedere i prodotti su Amazon, lasciate anche un like a questo video così mi supportate attivamente su YouTube. Signori, è stato un piacere passare un po' di tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.